Benvenuti amiche e amici del canale del fumettaro vetusto. Quest'oggi, per l'ennesima pillola vetusta, andremo un attimo a dare un'occhiata a un albetto uscito nel 1994 per la Comic Art al prezzo di 2900 lire. E andiamolo a tirar fuori dalla simpatica custodia, come solitamente facciamo per queste reliquie, chiamiamole così, vetuste. Allora, quest'albo cosa conteneva? Innanzitutto, come recita il titolo, conteneva l'Hellboy di Mike Mignola con il seme della distruzione e ovviamente la cosa più interessante e carina, il Monkey Man O'Brien di Arthur Adams. Ma innanzitutto una piccola pillola storica, sia Hellboy di Mike Mignola che Monkey Man O'Brien di Arthur Adams erano edite dalla Dark Horse Comics per la linea Legend. La Dark Horse Comics nasce, diciamo, nel 1986 per opera di Mike Richardson, questo grandissimo editore. È una casa editrice, diciamo, che insieme a Image e IDW Publishing si attestava come una delle maggiori, appunto, realtà editoriali dopo i colossi Marvel e DC Comics. In particolar modo la linea Legend era una linea, diciamo, creator-owned, un po' come per la bravura di cui abbiamo parlato la volta scorsa. La linea Legend in qualche modo era anche una linea adulta che, oltre a dare ai grandissimi artisti ed autori una grandissima libertà editoriale sulle proprie opere e sulle proprie proprietà intellettuali, nasceva anch'essa nel 93 e coinvolgeva personaggi come John Byrne con i suoi Next Men, Frank Miller con il suo Sin City, Dave Gibson, Paul Chadwick, Mike Mignola appunto e Arthur Adams. Ma all'interno di questo albo, scusate, cosa potevamo trovare? All'interno, ovviamente, come ben detto, vi era la storia del seme della distruzione, in cui, come si sa, venivano narrate le origini del nostro diavolo rosso Hellboy e la sua famosa evocazione sul nostro pianeta in queste atmosfere, diciamo, che di Lovecraftiana memoria. Bene, ovviamente inutile indugiare sull'Hellboy straordinario di Mike Mignola e i suoi disegni, perché ovviamente il sottoscritto farebbe notte. Tralasciando, anche se può sembrare un delitto, l'Hellboy di Mike Mignola, passiamo appunto alla storia, diciamo, un po' più forse sconosciuta, ma molto interessante, di questo albo, e cioè i Monkey Man O'Brien del signor Arthur Adams. Monkey Man O'Brien ovviamente era una serie che nasceva anch'essa nel 1993, sempre per la linea Legend, e fu pubblicata dal 1993 al 1999 su diversi supporti editoriali, sempre editi dalla Dark Horse. La storia ci narrava di questa giovane Hen O'Brien e di Axwell Tiberius, cioè questo scimmione senziente che proveniva ovviamente da una dimensione alternativa in cui le scimmie si erano evolute in maniera, diciamo, intelligente e avevano, come dire, scoperto anche i viaggi interstellari ed extradimensionali. In questa storia di origini, Anna, insieme alla sorella, che ovviamente sarà la malvagia della situazione, ereditano i laboratori di ricerca extradimensionale del padre, il professor Williams O'Brien. Qui, dopo un alterco, che fra sorelle, diciamo, può succedere spesso e volentieri, attivano uno dei macchinari che porterà nella nostra dimensione, appunto, il buon Axwell Tiberius, che, come vediamo in quest'altro albo qui, che ho già spacchettato per voi, andiamo avanti passando sempre le bellissime tavole del grande Hellboy di Mike Mignola, vedremo appunto che il nostro verrà tratto in salvo e accolto dalla nostra Anne, che nel frattempo, investita dai fasci energetici dell'evocazione extradimensionale, diciamo così, del nostro Axwell Tiberius, si troverà da lì in poi dotata di super forza ed agilità. Come vedete, insomma, l'impatto con il nostro mondo per il nostro Axwell sarà disorientante, ma ben presto si abituerà al tutto e diverrà, come dire, la mente del gruppo. Sì, perché diciamo che i nostri vivranno delle avventure che andranno dal sci-fi fino anche un po' al grottesco, affrontando gargoyle viventi, rane provenienti dallo spazio, altri pericoli extradimensionali, e il buon Axel sarà ovviamente il cervello del gruppo. Erano delle storie veramente veramente divertenti e che secondo me valevano la pena di essere recuperate.
come recuperare le storie di Monkey Man O'Brien su suolo italico, diciamo così. Ci ha pensato appunto l'editoriale Cosmo nel 2018 con Cosmo Comics numero 37, Monkey Man ad O'Brien, un volume che raccoglie le tre maggiori avventure del nostro duo e le mini quattro puntate o capitoli di presentazione, di cui appunto qui vediamo il capitolo 3, il capitolo 2 e il capitolo 1, che uscivano all'epoca appunto per la Comic Art. Per quel che riguarda invece ovviamente il buon Hellboy di Mike Mignola, niente di più facile, dato che sin dal 1998 Hellboy viene pubblicato su suolo italico dalla Magic Press, quindi potete reperirlo in qualsiasi forma. Io per esempio qui vi posso far vedere il seme della distruzione raccolto in questo volume della Magic Press del 2007, come anche gli altri che ho qui. Quindi questi volumi, volendo, potete trovarli anche in delle sia fumetterie che mercati dell'usato. Altrimenti, se volete una cosa più recente dedicata all'Hellboy di Mike Mignola, potete trovarlo in Hellboy 25esimo anniversario, il seme della distruzione, uscito nel 2019 sempre per la Magic Press. Bene, con queste ultime informazioni io non posso che salutarvi, rimandarvi alla prossima pillola vetusta e ovviamente ricordarvi di iscrivervi al canale e magari, se vi fosse interessato questa piccola disamina sul mondo Dark Horse Comics e Legend, di mettere un mi piace a questo video. Quindi io vi saluto, vi rimando alla prossima pillola e arrivederci.